finale playoff tra Scerni e Roccascalegna, ma in realtà è una semifinale, questa che si disputa al comunale di Atessa. La vincente infatti sfiderà tra 7 giorni l'altra vincente, ovvero sia quella che sortirà dalla sfida tra Scafa e Rosciano nel girone pescarese. Ricordiamo che il pareggio al termine dei supplementari arriverà al Roccascalegna, in quanto è stata classificata seconda dopo il Treville. Al terzo minuto si presenta subito il Rocca con una punizione di lanci ben parata da Di Virgilio. 4 minuti dopo ancora il Rocca su punizione, palla fuori, il tiro è di Donofrio. Siamo al 12esimo, di Pasquale in contropiede, viene fermato da una entrata poderosa del Marcantonio Franchetti, gigantesco difensore centrale del Roccascalegna. Il Rocca sembra più squadra, lo Scerni si difende nel primo tempo e riparte con le sue punte estremamente veloci. In uno di questi ci inquina per poco, non sorprende, la difesa roccolana. Siamo al 25esimo, improvvisa penetrazione di Paone nella rude difesa rossobruma, il pallone viene spinto in angolo dallo stesso giocatore in divisa gialla. Partita dura con numerosi scontri al limite del regolamento. Siamo alla mezz'ora, Franchetti viene toccato da Pomponio, l'arbitro terzino della sezione di Pescara stenta a rimettere ordine in campo. Siamo verso la fine, la gara si smuove solo sui calci piazzati, eccone uno di Donofrio che mette in seria difficoltà Di Virgilio. 40esimo, zampata dello Scerni, gran tiro di Polludri e parata di Lullo che mette in angolo, ma lo Scerni non demorde e Cinquina che spara ancora in porta da posizione defilata, palla sul fondo. Come nel primo tempo, al terzo si presenta il Rocca, il rasoterra di Nucci sfiora il palo. Dopo 7 minuti la palla attraversa tutto lo specchio della porta scernese dopo essere stata colpita di testa dal pericoloso Lanci. Dopo 3 minuti risponde lo Scerni, bella la girata di Sabatini che impensierisce Rullo. Subito dopo Sabatini viene pescato in fuorigioco dal direttore di gara, il quale nonostante l'assenza del guardaline è di occhio buono. 3 minuti dopo, in 2 minuti, lo Scerni vicino al vantaggio, prima con Cinquina e poi con un tiro cross di Pollutri. Il Rocca dà l'impressione di essere stanco, ma è lo Scerni che deve fare la partita, i rossoblu sono infatti costretti a vincere. Siamo al 20esimo, si ricomincia con i falli, finalmente l'arbitro terzino estrae il giallo per Cicco Tosto. 24esimo, prolungata azione dello Scerni, la palla arriva dalle parti dell'ottimo Pollutri che salza a forbice e lascia partire un fendente che batte inesorabilmente Rullo, Scerni in vantaggio. Siamo alla mezz'ora, calcio di punizione in favore del Rocca, batte magistralmente Donofrio, palla nel sette del pareggio. Subito dopo nuovi falli in campo, a fare le spese D'Agostino che esce in barella sostituito da Scutti e Donofrio, l'autore dello stupendo gol roccolano per reiterate proteste, quindi Roccascalegna in 10. 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro Terzini. 1-1 alla fine dei tempi regolamentari, si va quindi ai supplementari. Al primo minuto del primo tempo supplementare subito Pollutri sfiora il gol, sul susseguente calcio d'angolo difesa roccolana in difficoltà, Scerni deciso a fare proprio la gara, è in superiorità numerica, l'occasione è unica. Al nono esce il portiere Di Virgilio infortunato ed entra Turdò per lo Scerni. Siamo al secondo tempo supplementare, al 5° minuto clamoroso il gol mancato da Cinquina, la difesa dei gialli è distratta in questa occasione, l'uomo in meno sembra pesare sulla combagine di mister Ulacco. Al 10° minuto Colanzi a botta sicura, Turdò pare da campione. Al 15esimo Lanci, prima sfiora il palo, poi 1 minuto dopo al 16esimo risponde lo Scerni con un tiraccio che Rullo per l'arbitro Terzini sembra deviare in angolo, ma forse in realtà non è così. 2 minuti concessi intanto dallo stesso direttore di gara. Sul susseguente angolo, apoteosi scernese, colpo di testa del centrale Benedetti e la finale è rossoblu. In questo momento i 2 minuti concessi ancora di recupero dall'arbitro Terzini non serve ai roccolani per passare alla finale. Una gara che nel primo tempo il Roccascalegna ha condotto con un tipo di gioco che è sembrato mettere in difficoltà lo Scerni, che ha risposto solo su contropiedi, ma nel secondo tempo lo Scerni è uscito fuori con le sue individualità e alla fine, specie nei tempi supplementari, ha fatto propria la partita, diciamo meritatamente. Mister Battista, allenatore dello Scerni vittorioso stasera al comunale di Atessa, ci dica la verità, ormai non ci credeva più. È vero, era difficile cambiare il risultato perché loro si stavano difendendo abbastanza bene, poi i minuti passavano, però questa è una squadra di carattere, una squadra che ultimamente sta ribaltando varie situazioni e la mia squadra sta giocando veramente bene da un mese a questa parte e ripetersi non è facile perché l'anno scorso
abbiamo perso la finalissima al 113esimo minuto e questa volta ci è andato bene, ringraziando il Signore e anche il gioco che ha espresso la squadra, penso che meritavamo forse alla fine di vincerla. Nel primo tempo Rocca Scaligna è sembrato più squadra, mentre la sua squadra agiva di rimessa con le punte veloci di cui dispone. Nel secondo tempo invece è uscito fuori le individualità dello Scenni, ci è sembrato. Effettivamente quello che dice è giusto, perché nel primo tempo loro sono stati molto bravi, ci hanno aggredito, ci attaccavano sulla fascia, specialmente su quella sinistra, erano molto aggressivi e secondo me loro hanno speso molto più di noi nel primo tempo e noi poi nel secondo, secondo me abbiamo fatto la partita e anche nei supplementari, anche perché la squadra si sta allenando bene e sta facendo veramente bene, sta dando soddisfazione al paese, agli sportivi e alla società, che merita il salto di qualità, perché sono 3 anni che giochiamo i play-off, l'anno scorso l'abbiamo sfiorato, quest'anno ci tendiamo di nuovo sperando che il Signore ci aiuti. Tra Scafa e Rosciano, lei che conosce ormai da tempo questi gironi di prima categoria, chi non preferisce? Ma direi che sono due grosse squadre, perché il Rosciano è stato spesso in promozione e lo Scafa l'abbiamo incontrato l'anno scorso, abbiamo avuto la fortuna di batterli a Silvi e direi che si equivalgono, sono squadre composte anche da giocatori molto esperti, sia per quanto riguarda lo Scafa che c'ha Aureli, c'ha Del Castello, di Tommaso, però anche il Rosciano è una grossa realtà che è costituita da giocatori veramente in gamba. Io direi che una delle due vale l'altra, a sto punto incontrare l'uno o l'altra, bisogna giocare una grande partita per farcela. Serve solo il carattere dello Scella? Sì, serve la nostra determinazione, il nostro carattere, la nostra voglia di fare, anche perché siamo abituati un po' a fare le finali e vogliamo giocarcelo fino all'ultimo minuto. Mister Luacco, quando è pesata quella deviazione che a noi dalla tribuna è sembrata forse non esserci sul tiro dello Scerni, che forse Rullo avrà deviato o meno, non ci è sembrata una grande deviazione, è stato un momento decisivo? Ma i momenti decisivi forse sono stati anche altri, a partire dall'espulsione di D'Onofrio che ci ha praticamente costretto a giocare metà gara in 10 contro 11 contro una squadra messa bene in campo, forte, che sicuramente ha dato tanto, ma non più di noi. È una partita che è stata decisa da un ulteriore episodio, quello finale, a tempo praticamente finito, e ci lascia... Scusi se insisto, Rullo ha deviato secondo lei? L'ha toccata, ma penso in maniera ininfluente, la palla sarebbe entrata comunque, sì. Mi è sembrato di vedere che l'abbia toccata, sì. Dicevo anche l'allenatore dello Scerni, nel primo tempo il Rocca Scaligna è sembrata più squadra, una squadra ben registrata con un centrocampo manovriero, anche se lo Scerni attaccava con le sue punte molto veloci. Nel secondo tempo c'è stato come un calo fisico determinato anche dall'espulsione di D'Onofrio. Più che un calo fisico c'è stata la superiorità numerica dello Scerni che ovviamente ha cercato di sfruttare l'uomo in più, però ritengo che anche in inferiorità numerica la squadra non ha sofferto più di tanto, perché conclusioni pericolose da parte loro ce ne sono state, ma non il numero superiore. I due gol mancati da Cinquina sono stati... Sì, però anche i gol mancati da Dinucci. Rullo. No, da Dinucci. Dinucci, no, Lanci l'ha dovuto uscire. Dinucci ha avuto due buone occasioni proprio nel secondo tempo supplementare. Se la palla fosse andata dentro, probabilmente adesso saremo a commentare un'altra partita, un altro risultato. Comunque io sono contento della prova dei miei ragazzi, perché hanno lottato, hanno dato tutto quello che avevano dentro. E sono contento più in generale di quello che hanno fatto durante l'intera stagione, per questo li ringrazio in maniera forte e decisa, perché sono stati encomiabili e non dimentichiamo che Rocca Scaligna per la prima volta si affacciava al palcoscenico della prima categoria ed è arrivata a conquistarsi meritatamente il secondo posto, che ha difeso poi nei playoff fino all'ultimo minuto del secondo tempo supplementare.